Ciao ragazzi, oggi alleneremo la schiena. Naturalmente nel nostro allenamento di schiena il primo esercizio che faremo è deltoide posteriori, perché l'alleniamo il deltoide posteriore, essendo un muscolo molto piccolo, lo alleniamo sia quando alleniamo il back che quando alleniamo il deltoide, in modo da cercare di colpirlo almeno in due fasi e in due modi. La parte importante dell'anello di schiena è un riscaldamento molto molto lungo, che la schiena è un muscolo delicato, un muscolo che si allena violento, quindi è bene stare sempre molto caldi quando approcciamo alla schiena. Cominciamo. Una premessa iniziale, anche se la stiamo registrando alla fine dell'allenamento, a chiarire un fatto, che innanzitutto tutte le fasi di riscaldamento che ho preannunciato nei vari video precedenti sono state eliminate, perché altrimenti sarebbe stato un video più di riscaldamento che di allenamento. In più, durante l'allenamento ci sono tante fasi molto tecniche con contrazioni eccessive, alternate con fasi di cheating e anche alcune fasi molto stecnicate, direi, dove alziamo il peso per lo sfizio di alzare il peso. Anche questo fa parte dell'allenamento, perché quando ci si allena bisogna anche divertirsi. Scusate l'affanno, ma questo è un video fatto work in progress, mentre ci alleniamo. Prima cominciamo con un upper row a T-bar da basso a cavo. Cominciamo a prendere il deltoide posteriore, parte centrale del trapezio. Ovviamente la cosa importante quando si lavora così è cercare di sentire il muscolo che andiamo a allenare. Poi una alzata a 90, abbastanza importante come carico. All'inizio, dopo il riscaldamento, si può fare. Alzata a 90, viene poi incrociata con una prova a 90 gradi, in modo da cercare di non lasciare nessuna fibra illesa. Allora ti bar dietro la testa, mezzo colpo per enfatizzare ancora di più il lavoro sul deltoide posteriore. Quindi andremo da una mezza contrazione a una contrazione completa, il muscolo non si allunga mai di più, giù per creare uno stress maggiore. Non è ortodosso, ma a noi ci piace così. Giù, chiudi, giù 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 giù. Oh, forte, na? Strizza, 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 strizza. Colpiscilo. Buono. Ci sei? Nadia, tira, resta in tensione, su, 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 giù e su. Oh. Diciamo che questo è il primo esercizio per i dorsali, la trazione. Naturalmente per un atleta pesante come Nadia è un po' più difficile, specialmente quando già si è fatto il preaffaticamento. Però tre serie di trazioni per cominciare vanno fatte, anche massimale, anche pochi colpi vanno fatti. Dovrei mettere a monte che questo è il bodybuilding che facciamo noi, quindi non vuole andare in contrasto con niente che dicano o facciano gli altri. Questo è il nostro modo di allenarsi. Così Nadia è arrivata all'Olimpia, così Nadia ci riandrà all'Olimpia e così speriamo di fare bella figura. Basta le spalle.
esercizio e mezzo. Piano. Stringi il piano. Vai. Allunga tutto e stringi. Allunga tutto e stringi. Allunga tutto e stringi. Allunga, stringi, due colpi, due colpi, due colpi, uno, non ti muovere, su, neanche tu, allora vai, su. Allora, ora cominciamo un lavoro più di qualità, quindi creando focus nella parte alta del dorsale quando vado ad allungare e stringendo in mezzo alle scapole quando va a contrarre completamente. Quindi allunghiamo il dorsale e poi lavoriamo sulla parte centrale. Allungo, scendo, allungo e scendo, allungo e scendo, allungo, due colpi, giù. A che punto della frase state zitto e non ha capito? Questa sulla latte invece è una tecnica di incrocio. Incrocio che significa? Che si parte con un solo esercizio fin quando si riesce ad ottenere un numero utile di ripetizioni. Utile per il mio metodo si parte da un massimo di 15 ripetizioni fino ad arrivare a un minimo di 8. Sotto le 8 ripetizioni per me non ne vale più la pena, quindi poi si va a incrociare questo esercizio con un altro esercizio partendo sempre da un numero di 15 colpi fino a riportarlo a un numero inutile di colpi, quindi sotto gli 8. Quando questo ciclo è completo si cambia esercizio o coppia di esercizi. Nate parte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, chiudi, sette, otto, nove, stringi, 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 due, incrociamo, quattro, chiudi, cinque. Veramente questo esercizio serve per lavorare questa parte della schiena. Altrimenti avremmo preso un rematore bilanciato. Chiudi. Scendi, scendi, chiudi, chiudi, chiudi centro schiena, chiudi centro schiena,
chiudi. Uno e due, dai. Uno e due. Ferma di fascia. Cambiando l'attrezzo, quindi l'impugnatura, andiamo a lavorare questa parte un po' più bassa, andando verso il centro del dorsale, quindi questa fascia media tra i lombari e la parte alta del trapezio e il gran dorsale, questo va bene? Che non si vede, ma ci sta sotto le scapole e il centro, guarda, chiudi. Vai, strizza. Uno, due colpi stretti. Dove siamo? Stringi. Tre. Quando si arriva a un numero di colpi non più utili per quello che mi riguarda, quindi sotto gli 8, si va ad incrociare con un esercizio complementare che lavora più o meno la stessa parte, lo stesso gruppo, però da un altro angolo, in modo da enfatizzare ancora di più lo stress. L'ultima lunga, guarda, 7 e mezzo, non ce la fa, passiamo al prossimo. Quando si cambia macchina si parte da un minimo di 15 colpi fino ad esaurire. Allunga tutto quando sali e stringi tutto. Allunga tutto e stringi tutto. Allunga tutto e stringi tutto. Muscolo lungo, muscolo grosso. Stringimelo! Dai! E abbiamo ancora 6. 1, 2, fuori, 3, vai, 4, oh, 5, vai, 4, 5 brutti, brutti, dai, vai, 1, 2, 3, 4, e 5, anche quelli brutti hanno loro perché, forte, 4 5, vai, tira, pensa a Dorian, chiudi, go, chiudi forte, mette fuori, chiudi e vai, 4 5 6 7 8, blocca, su, vai, seguo, 1 2 3 4, piano, 5 S, vai, 1 2 3 4,
Ah, siamo arrivati verso la fine dell'allenamento di dorso, quindi col pulley alla sbarra prendiamo la parte ormai più bassa, cominciamo a enfatizzare il lavoro sul lombare prima di prepararci all'esercizio finale, che normalmente sono gli stacchi, in modo che caso mai qualche fibra non fosse stata simulata con uno stacco bello pesante, lo andiamo a prendere. Quello è l'unico esercizio nel quale permetto di scendere sotto gli 8 colpi, ma forse all'ultima ripetizione, l'ultima serie anzi. Va bene? Alleniamoci bene. Allunghi il muscolo, lavori anche sull'allungamento. Quando contrai, prendi la parte centrale, quindi lavori sullo spessore. Ma se tu ti allunghi sul pulley, allunghi anche quella parte di dorsale, del gran dorsale, che poi ti serve nell'ampiezza. Quindi nessun esercizio è speculare per una cosa e non va bene per l'altra. Ecco qua, per finire, un aero asimmetrica, in modo da poter creare un focus diverso e più specifico sul muscolo che abbiamo allenato per portarlo alla congestione totale, anche per poter sfruttare poi la classica asimmetria del corpo umano, che non ci permette, quando si lavora in modo diciamo simmetrico, di lavorare angoli diversi. Cosa che si denota dalle colonne sonore che potete ascoltare durante il nostro allenamento, che sono quelle dei cartoni animati, che non è una scelta a caso, ma semplicemente sono le musiche che io ascoltavo quando ero piccolino, che mi tranquillizzano, che mi fanno pensare a quando non avevo pensieri, non avevo debiti, non avevo gente che mi chiamava, una continuazione, per chiedermi favore. Quindi una musica che mi rilassa tra una serie e l'altra, e non una che mi tenga eccitato anche quando ho bisogno di rilassarmi. Questo è il motivo per il quale ascoltiamo musiche un po' più tranquille, almeno io e Nadia, durante l'allenamento, poi il resto fanno quello che vogliono. Per il resto ci saranno altri video, tante altre spiegazioni, alleniamoci bene, vi voglio anche bene e spero che questo allenamento non vi abbia annoiato.